Ma due parole proprio, perché qui ci si sperde tra i tanti problemi che sono venuti fuori, in particolare cosa è fatto bene, cosa è fatto male. Spero che non sia poi tutti così pessimisti come l'amico D'Averio nella valutazione di quello che è stato fatto. Però, a supporto di quello che lui dice, due parole su cosa è fatto male. Perché secondo me la prima cosa dovrebbe cercare di evitare che si ripeti. Ora, per me una delle cose più scandalose che mi sono capitate nella mia carriera è il problema del centro storico dell'Aquila. Ma insomma, ma com'è possibile che le forze politiche, l'opinione, eccetera, non abbia arrestato questo sfacelo di creare, di chiudere un'area, renderla congelata, senza nessuna visione dei problemi reali, qualcosa che si sarebbe potuto risolvere con piccole tappe, cominciando a rendere agibili gli edifici meno mal ridotti. Si potevano fare delle cose completamente diverse, senza pensare che un centro storico, dopo che resta chiuso 5 anni, è finito. La gente non torna più, sono morti, i giovani sono dagli altra parte, mi fermo qua. Solo però, prendendo un cattivo esempio, cerchiamo che questo paese non ne faccia di altri. È talmente grosso che veramente c'è da chiedersi, ma come è potuto succedere? Lei sull'Aquila ha perfettamente ragione, però secondo me quello che è successo è che lì c'è stata la volontà di uccidere il centro storico dell'Aquila e di creare una new town, dimenticandosi che questa new town non aveva né anima, né prospettiva, né possibilità di far rinascere l'Aquila. Quindi lì è stato un atto assolutamente voluto, che io trovo vergognoso e che mi rimanda un po' a quello che diceva Filippo. In questo paese non c'è più l'indignazione, e quindi non c'è neanche l'indignazione per i crimini che vengono fatti nei confronti del patrimonio culturale, che poi vuol dire fatti nei confronti delle persone. E forse, ecco, quello che lui diceva, torniamo all'educazione, questo mi pare che sia un messaggio fondamentale.